Bentornati al canale del Team Ombra e oggi andremo a vedere un deck un po' particolare. Diciamo che è un deck che, a differenza di quello che potete pensare, era molto competitivo. In Era Legend l'ho portato a molti tornei e mi ha dato anche diverse soddisfazioni. Sarebbe stato competitivo anche in Era G, tra virgolette, in Era G, però per via di una regola italiana non è. Ah, oddio, può sempre dire la sua, tra virgolette, però non è più forte quello che è, come dovrebbe essere. Adesso io vi faccio vedere la decklist e voi capirete nel corso d'opera perché è particolare. Allora, stiamo giocando un mazzo Seeker e come starter giochiamo Lucius Cercatore Imperturbabile. Cosa dice Lucius Cercatore Imperturbabile? Vabbè, ha precursore. Lo spostiamo quindi in un cerchio di salvaguardia quando andiamo a raidargli sopra una carta e dice che quando questa carta supporta, se la nostra linea frontale formata da tre carte con Seeker nel nome, lui supporta da 8.000 e non da 5.000. Essendo che è una carta molto fondamentale per la strategia del deck, noi ne giochiamo uno come starter Vanguard, ma anche tre di main deck. Capirete presto perché questa scelta. Andiamo quindi a vedere la lineup dei G1. Allora, come primo G1 giochiamo il 4x di Czarnik. Czarnik, non so come si dica, cercatore sincero, non è altro che il nostro bittone da 10 nel caso la nostra Vanguard abbia cercatore nel nome, cosa che vedremo a un mazzo molto per la gran parte cercatore, quindi praticamente sempre sarà un bittone da 10. Nulla da dire. E andiamo a giocare il 4x anche della sua controparte, tra virgolette, più cercatore dipendente, che è Lunate, cercatore freccia celeste, sempre in 4x. Lunate, cercatore freccia celeste, è sempre un pittone da 10, ma prevede che tu abbia la linea frontale cercatore per avere questo boost. Ma come ho detto, noi giochiamo specialmente cercatori, quindi quasi sempre. Ci sarà un cercatore davanti. Dopodiché andiamo a giocare un altro bittone, diciamo, di forza, che è il 4x di Gangren, cercatore di giustizia. Gangren, cercatore di giustizia, non è altro che il bittone da 9.000, ovvero lui dice che quando questa unità attacca, prende più 2.000 a prescindere. E siamo a 12 G1, già dovrebbe cominciare a capire qualcosa di strano. Andiamo a vedere adesso un'aggiunta arrivata con GBT1 che avrebbe già reso questo mazzo molto più carino, che è Brovag Cercatore. Anche questo in 4x e sono 16 G1. Cosa dice Brovag al Cercatore? Dice che quando un attacco che lui ha supportato dovesse colpire Vanguard, noi possiamo ritirare questa carta e andare a cercarci nel mazzo un qualunque cercatore e giocarlo tappato. Cosa ci serve questo? Ci serve per, diciamo, andare a cercare i pezzi che ci servono e male non fa. Dopodiché andiamo a giocare un altro 4x di G1, ovvero il 4x di Mago Ragazzino Cercatore. Ok, ormai dovreste aver capito, questo si tratta di un G1 Rush, quindi un mazzo composto soltanto da G1 e inneschi che tenta di chiudere il nostro avversario nei primi turni perché era forte prima e adesso ha perso potenza. Restando a G1 per tutta la partita, il nostro avversario non poteva fare Legion, quindi quando si rendeva conto che io stavo giocando un G1 Rush e non avevo missato grado, diciamo che era troppo tardi perché aveva già cominciato a perdere troppi danni. Il suo mazzo cominciava a diventare, tra virgolette, giallo perché ormai tanti giocano carte che serve essere in Legion, eccetera, ai tempi per fare gli effetti. E quindi si trovava veramente messo male perché ha perso potenza. Perché abbiamo una nuova stride rules, ovvero che si può stridare anche se il nostro avversario resta gradi in meno e basta che noi partiamo con GTA già il turno prima. Ovvero, questo mazzo doveva essere un mazzo Gridlock.
questa nuova side rule ha proprio evitato questi mazzi molto noiosi da affrontare, perché praticamente la partita diventa noiosa per l'avversario, per noi no. Comunque, cosa dice il mago ragazzino cercatore? Semplicemente è il classico 7000 che pagando un counterblast prende più 1000 ogni counterblast che paghiamo. Ci serve per fissare le colonne, per raggiungere, non so, i 16 o gli eventuali 21, eccetera, per riuscire a colpire meglio, oppure far diventare anche lui tappando 4 un 11 e avere comunque, se ci stanno paccando retro, avere comunque un attacco. Quindi, qual è la nostra Vanguard d'eccellenza per questo mazzo? Non è altro che Seborny Cercatore. Seborny Cercatore, questa è la carta che vogliamo assolutamente vedere in Vanguard al primo turno, cioè dobbiamo averla in mano all'inizio della partita, visto che faremo una sola ride per tutta la partita. Cosa dice Seborny? Seborny è il classico bitone da 10 che però funziona anche in Vanguard, quindi se noi abbiamo una Vanguard Cercatore e l'abbiamo sempre, diventa un 10 sia in Vanguard che in retro. Ci serve perché se no le colonne di Vanguard sono sottotono. Dobbiamo sperare di averle in mano, se non l'abbiamo in mano già la partita si mette un po' malino, diciamola così. Dopo Seborny cominciamo a vedere invece carte molto classiche, ovvero giochiamo 2 PG. Allora, io in questo caso sto giocando Isolde Cavaliere Gioiello, ma più che altro perché, come dire, è un mazzo for fun e non avevo voglia di cercarmi. Sarebbe meglio giocare quelle cercatore, perché? Perché se nel maturato caso dovessimo schierare loro due in retro per fare l'attacco finale, loro non sono cercatore, quindi potremmo rischiare di non attivare i vari effetti in giro. Quindi sarebbe meglio giocare quelle cercatore, ma non avevo voglia di cercarmene. Invece giochiamo il 2 per di Angelo Muro di Piume Cercatore, che è la Quintet Wall. Perché giochiamo la Quintet Wall? Sarei quasi tentato di portarla a 4, ma non ha senso. Questo mazzo non usa Counterblast, però ho poche carte in mano, perché ovviamente noi andiamo a rushare l'avversario, quindi a giocare tutta la nostra mano. Quindi la Quintet Wall è come dire una PG, tra virgolette, a costo Counterblast, che a noi non serve sprecarla. Questo mazzo non perde per crash tendenzialmente, perché facciamo solo un check ad attacco, quindi ci serve per difenderci senza dover sprecare la mano che, o usare mano che noi tendenzialmente non avremo. L'ultimo 2 per di G1, per adesso sto giocando Lien Fanciulla del Lago, perché gioco lei, come abbiamo detto, dobbiamo cercare di avere Sudbury in Vanguard. Non l'abbiamo al primo turno e iniziamo noi per caso, giochiamo Lien, proviamo a tirarcela in mano con l'effetto. Devo dire che però è comoda, però non ha cercatore né niente. E sono quasi tentato di cambiare loro due o mentalmente altre carte con una carta che purtroppo non riesco a farvi vedere perché non l'ho qui per via del coronavirus, che è una carta che trovate nel trial deck. Vi lascio l'immagine qua di lato, che è un G1 che se viene attaccato diventa un 11. Perché giocare questa e non lei? Non è cercatore questo G1, va bene. Però se dovessimo mancare il caro buon Sudbury, avere lui in Vanguard ci permette comunque di avere più difesa, perché anche se è un 6, ok, eccetera, se dovessimo raidare lui, comunque a difenderlo è un 11, è molto più fattibile da giocare. Quindi questa è la lineup del mazzo praticamente. Andiamo fino a vedere gli inneschi. Allora, giochiamo il 4 per delle cure cercatore, perché non ci piace perdere, e cercatore per il semplice motivo, per lo stesso motivo della PG, diciamo. Ovvero, se dovessimo schierare per fare il turno finale anche gli inneschi, sono cercatore, quindi ci permettono di colpire il nostro avversario e attivare i vari effetti. Dopodiché andiamo a vedere il gioco, il 4 per dei critici cercatore da trial deck. Sarebbe da giocare i 4 per dei critici cercatore da main deck, sì, da bustina, però non li ho trovati, quindi gioco 4 Epona e 4 di quelli di GPT1 perché sono belli. Allora, devo ammettere che fino a qualche settimana fa stavo giocando questo mazzo con 4 pescate cercatore, perché sia per la questione di avere il nome, sia perché se sono contro mazzi come Kagero o Narukami, avere la pescata che mi fa pescare carte dalla mano, carte che vengono distrutte in mano, non è male. E questo mazzo riesce a cavarsela anche se la partita dura lunga, perché comunque sono attacchi sempre sui 16-17, come avete visto,
perché abbiamo tutte retro che si potenziano diventando dei 10 o almeno dei 9 e quindi riusciamo sempre a fare attacchi da 16 se non di più. Però ora che è arrivato G, quindi ci sono le stride, dobbiamo chiudere velocemente, non c'è niente a dire, quindi ci serve crittare fino dal primo attacco. Allora, questo ragazzi miei, ovviamente questo mazzo non ha Jizon perché non arriveremo mai a grado 3. Questo è il nostro bellissimo mazzo cercatore G1 Rush. Come ho detto, il mazzo è carino. Era più carino, diciamo, se non mettevano la Stride Rule DV. O io sono contento che sia stata messa questa Stride Rule perché odio il Gridlock. Però volevo provarci un mazzo e ce l'ho fatta. Quando lo provavo. Prima, quando facevamo i test prima dell'uscita della DG in Italia, quindi prima ancora che sapessimo della Stride Rules, vincevo questo mazzo anche contro mazzi G. Con questa Stride Rules vinco ancora qualche partita, devo ammetterlo, però perché o giro il critico al primo attacco o giro una cura in qualche maniera. Vincere con il nostro avversario che sta giocando bene e a noi la partita va normale, è molto dura. Però, devo ammettere una cosa, è divertente. Spero che questa decklist un po' particolare vi sia piaciuta. Ci vediamo a un prossimo video.